in collaborazione con Cavit, Punto Gomme Torino, King Center, Go Kart e Bowling, il centro del divertimento, Fratelli De Giovanni, official partner del Torino FC. Buonasera, buonasera dagli studi di Torino di Orgoglio Granata. Torna l'appuntamento con Orgoglio il lunedì, dagli studi appunto di GRP. Una puntata in cui si parlerà molto di derby, una settimana in cui il Toro ha guadagnato un punto nelle due gare giocate. È stata una partita da tante polemiche, mille polemiche ieri all'Olimpico sul gol in fuorigioco, ma tutto quello che poi è successo insomma nel post partita con Conte che rilascia alcune dichiarazioni, la società Granata che risponde, botta risposta, insomma tanti argomenti questa sera. Purtroppo una sconfitta nel derby per 1-0, ancora una volta straordinaria la curva Maratona con tanti tifosi, con i club che hanno colorato la curva, ma gran parte dello stadio. Avremo tante cose da raccontare nella nostra puntata, tanti collegamenti, servizi di tutto di più, come sempre in questo appuntamento con Orgoglio Granata. Subito i nostri ospiti, a cominciare dalla mia destra, Natalino Fossati. Buonasera Natalino. Buonasera, ben trovati. E poi l'opinionista, uno dei nostri opinionisti, il direttore tuttotoro.com, Daniele Bumma. Ciao, ciao Daniele. Stefano, buonasera a tutti. Torna a trovarci anche perché è uno dei protagonisti di questo lavoro musicale che presenteremo il 16 di ottobre al museo, oltre naturalmente con un grande amico Oscar. Ciao Oscar. Ciao, buonasera a tutti. Li abbiamo finalmente in studio, sabato sera abbiamo passato una bella serata anche con Tony Vigato e tanti amici che sono giunti dalla Sicilia. Renzo Zambito, i Picciotti Granata, buonasera. Buonasera a tutti. Sono rimasti qua nel dopo partita, partirete mercoledì se non sbaglio, no? Ancora quasi tutti i partiti. Sei rimasto solo tu per sì, qualche... Sì, altri, qualcuno rimarrà qualche altro giorno. Bene, alla mia sinistra il nuovo album del Figurine del Toro è stato presentato negli scorsi giorni, l'abbiamo ricordato ieri allo stadio, questa sera ve lo presenteremo qui. Fabrizio Calzia di Edizioni Galata. Buonasera Fabrizio. E poi le scene dei club, insomma, tanti gli appuntamenti. Questa sera sono tornati a trovarci gli amici del Toro Club Sauro Tomà, il presidente Lorenzo Pistamiglio e alcuni tifosi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Questi nostri ospiti e un pochino più avanti alla mia destra invece il DJ Ice insieme al collega che non mi ricordo mai. Ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Hai fatto l'animazione in un matrimonio sabato? Sì, sabato, è stato bellissimo. Dasti, sì, ti frego il posto. Occhio, gli sposi contenti? Sì. Sì, contentissimi. Tra l'altro devo salutare Daniele Rubino che ci ha chiamato, ha mandato anche un messaggio. Bello, bello, è stato veramente bello e divertente. Va bene, allora ricordiamo subito i risultati di ieri, poi naturalmente la classifica, poi c'è anche l'aggiornamento del posticipo di questa sera che sta per cominciare. Allora, giocato alle 12.30 al derby della Mole, se lo aggiudica la Juventus con un bellissimo gol di Mazzoleni. Catania 2, Chievo 0, Cagliari 1, Inter 1, l'Atalanta batte l'Udinese per 2-0, Verona 2, Livorno 1, Sassuolo 2, Lazio 2 e la Roma stravince 5-0 col Bologna. Fiorentina Parma si sta giocando, terzo minuto 0-0. Sesta giornata, questa è la classifica. Roma in testa da sola alla classifica con 18 punti, Napoli, Juventus a 16, Inter 14, Fiorentina 10 con Lazio e Verona, Livorno 8 con Milan e Torino, Cagliari 7 con Udinese, Atalanta 6, Parma 5, Genoa 4 con Catania e Verona, Chievo, e Bologna 3, e Sampdoria e Sassuolo in fondo alla classifica con 2 punti.
Bene, allora, prima di cominciare con i nostri ospiti, anche perché questa sera aspettiamo tanti messaggi, telefonate, già un messaggio è arrivato, lo vogliamo è arrivato un messaggio, sì, è arrivato un messaggio, se vuoi te lo leggo subito, certo. Stefano. Ciao, pensavo che Immobile fosse una punta, non un mediano, Cerci troppo solo, grazie Ventura, buona trasmissione, Marco da Mondovì. Da Mondovì, sarà uno dei temi di questa serata. Allora, ricordiamo i numeri di telefono, il telefono 011-248-9697, sms 370-1128-366, email orgogliogranata@grp.it oppure in streaming www.grptv.it. Bene, abbiamo anche Facebook, abbiamo anche Facebook, Orgoglio Granata, potete trovarci su Facebook, scrivete in tanti. Tra l'altro sulla pagina di Orgoglio, su Facebook appunto, il progetto Fair Play, ne parleremo questa sera, il progetto dedicato a tutti i giovani tifosi che proprio lunedì scorso abbiamo lanciato con l'insegnante Oriana da questi studi. Jacopo Bianchi, l'angolo di Jacopo per aprire la puntata. Un anticipo di mezzogiorno decisamente indigesto quello che il Toro ha dovuto digerire domenica al Comunale. E c'è da giurarlo, molti tifosi saranno ancora alle prese con Malox e Affini per spegnere il bruciore di stomaco. Il derby della Mole numero 187 non è stato certo una bella partita di quelle che entreranno negli annali del calcio. Un primo tempo durante il quale le squadre si sono annullate, soprattutto a centrocampo, e una ripresa decisa da un lampo di Pogba, innescato dalla traversa a porta vuota in pieno fuorigioco di Tevez. Nulla di più, con qualche sprazzo di sana noia e la giusta dose di dure entrate su caviglie e gambe altrui a condire l'ennesima occasione sprecata per l'11 di Ventura. E dire che la settimana della stracittadina era iniziata nel migliore dei modi, con la vittoria al Dallara che mancava da 30 anni. Poi però, mercoledì sera, il pareggio agrodolce con il Verona, qualche dubbio sull'esito finale del derby a chi di Granata se ne intende lo aveva fatto venire. Ventura contro la Juve ha a disposizione la rosa completa e sceglie Vives in regia, El Kadouri e Brighi a centrocampo, Darmian e D'Ambrosio in fascia, con Cerci e Immobile di punta. Modulo e interpreti che nei primi 45 minuti di fatto riescono a imbrigliare la manovra bianconera, concedendo solo una timida occasione a Tevez, tiro in porta pareggiato dalla velenosa punizione di Cerci che lambisce il palo alla destra di Buffon. La partita è tesa e a tratti anche ruvida, con Marchisio e Pogba subito ammoniti e con Immobile che rischia grosso per un'entrata dura su Tevez. È dal secondo tempo però che il Toro avrebbe dovuto fare qualche cosa in più. Invece la Juventus ad essere intraprendente, con Tevez prima e Giovinco subito dopo, fermato solo dalla deviazione decisiva di Padelli. Bianconeri che passano al nono minuto sugli sviluppi di un corner. Bonucci di testa serve Tevez che in offside centra la traversa, di fatto offrendo a Pogba un pallone che chiede solo di essere spinto in porta. Sotto di un gol il Toro ha il torto di non reagire con la cattiveria e la determinazione agonistica che un derby richiede. Ventura butta nella mischia Meggiorini per un El Kadouri sacrificato in un ruolo non suo, ma a sfiorare il raddoppio e Vucinic, al quale ancora Padelli a dire no. Poco Toro per una Juve che con il minimo sforzo incassa la terza vittoria consecutiva. Svizzera arbitrali a parte, ora Ventura deve dare un segnale. Già domenica a Marassi con la sua Sampdoria. Questa è la scheda di Jacopo e la... Prima invece, il primo tema della serata scelto appunto dalla redazione è più Toro, meno arbitro. Natalino. Senti, se devo dire la verità, intanto condivido quel discorso che ha fatto il tifoso prima, che però giocare mediano ci vuole anche delle caratteristiche diverse da quelle che può avere il nostro centravanti. Io non è che oggi ridico quello che ho detto col Sassuolo. Se Immobile, che era fermo, se gioca in questa maniera qua, tra due mesi non gioca più. Lo ripeto un'altra volta, non solo per la partita con la Juve, ma gli è difficile giocare. È come dire a Graziani o a Pulisic, dire viene a fare il mediano che davanti gioca qualcun altro. Con questo, sì, certo, è una critica per Ventura. Io dico che io non mi sono divertito e poi, devo dire, mi sono anche annoiato. Delle volte si può perdere anche i derby in una maniera anche non in questa maniera, perché se andiamo a analizzare il gol è chiaro che il gol non era regolare, però come abbiamo ceduto un po' dalla parte sinistra nostra c'è stato due o tre episodi che ci potevano colpire ancora meglio, non solo Giovinco, ma c'è stata un'altra occasione. Però il tifoso, è chiaro che, anzi faccio gli elogi come hai fatto tu prima alla maratona, che loro il tifo l'hanno fatto e certamente non solo loro, ma tutto lo stadio
e non solo tutto lo stadio, ma anche persone che ti arrivano da Catania per vedere a giocare il Torino, i Picciotti, ma anche altri, meritano ben altro che uno spettacolo del genere, perché il pallone, per conto mio, è un'altra cosa. Ci tengo a dirlo perché Angelo mi ha detto, se non lo dici non siamo più amici. Angelo Ceres mi ha telefonato oggi e mi ha detto, fammi un favore, di quello che pensi e quello che pensiamo noi. Io giocavo in difesa, facevo il libero, ma giocare male così non ho mai visto nella mia vita. Ho guardato un tempo, Angelo Ceresir è un altro che ha fatto almeno 300 partite nel Toro come ho fatto io. Quindi vuol dire che a un certo momento il tifoso magari vuole anche veder perdere, ma veder giocare in un'altra maniera, perché il calcio non è quello. Io devo dire che mi sono annoiato anch'io, poi sono andato a casa e mi sono svuotato. L'unica cosa buona è che ho parlato con mio nipote Mattia, che è in Sicilia, che mi ha detto, no, ma abbiamo perso anche oggi. Vabbè, Daniele, abbiamo prima delle pubblicità, non c'era tutto esaurito ieri? Assolutamente no, mi sembra che il dato fosse intorno ai 19.000 spettatori, quindi è stato un derby un po' in tono minore, per chi ne ha visti tanti anni fa, un attimino di tristezza, perché non era insomma la scenografia giusta, un po' l'orario, un po' i prezzi alti, un po' il discorso, lo dicevano alcuni tifosi le volte scorse, del fatto che si è data la curva primavera ai nostri cugini, hanno sicuramente influito su questo. Devo dire, insomma, io ho scritto su tuttotoro.com, dopo 18 anni il Toro ancora non riesce giustamente a vincere un derby. Ha detto Natalino, la cosa frustrante è stare in tribuna stampa e non vedere un tiro in 93 minuti e dire ma quando si gioca, quando si tira in porta? Perché alla fine si può contenere la Juve. Io mi aspettavo un episodio sfavorevole che è arrivato puntualmente grazie alla terna arbitrale Mazzoleni, Tagliavento e Orsato, che erano anche arbitri addizionali, oltre anche i guardialine. Però alla fine poi su cosa possiamo recriminare? L'abbiamo tirato mai in porta, ha fatto la punizione Cerci, l'ha detto Jacopo nella scheda, e poi alla fine insomma Cerci era sempre marcato da Chiellini e altri due, ha detto Natalino, Immobile giocava a 500 metri dalla porta, i centrocampisti non si inserivano, ci ha provato un po' il Cadduri all'inizio della partita, poi è scomparso, alla fine i due terzini D'Ambrosio e Darmian, sì positivi, sufficienti, ma niente di più, il migliore del Toro è stato Padelli, che ha fatto due parate, una su Giovinco e l'altra su Vucinic alla fine partita. Forse sentita un po' troppo? Vabbè, ne parliamo tra poco. Allora, c'è la pubblicità, poi andiamo subito da Oscar appena torniamo. Aspettiamo i vostri messaggi, le vostre email, telefonate, perché questa sera apriamo i microfoni ai tifosi. A tra poco.
Bene, rieccoci in studio con Antonio Granata, conferenza stampa di Ventura. Dopo il derby ascoltiamo le parole del mister. Lo stato d'animo? No, lo stato d'animo è di rammarico, perché mi hanno appena detto che io non l'ho visto, mi hanno detto che il gol era irregolare, quindi un po' di rammarico ce l'ho sinceramente, perché si va a sommare a Bergamo quello che è clamoroso che è successo, e va a sommarsi con quello di col Milan che è successo, obiettivamente diventa obiettivamente difficile, l'ho saputo e adesso mi hanno fatto vedere, quindi non lo sapevo, quindi il mio stato d'animo in questo momento è questo, di rammarico, perché questa è una partita in cui c'erano due valori completamente diversi in campo e dove tutto sommato la Juventus, che fa, ho letto, una media di 20-25 tiri a partita, cioè nel primo tempo non ha fatto un tiro in porta, nel secondo il primo tiro è stato fatto da Giovinco, mi sembra, al 20° del primo tempo, quindi è una partita che era incanalata su un piano di parità, pur tenendo presente la diversità di valori, quindi sotto l'aspetto prettamente difensivo, tra virgolette, credo che il Torino abbia fatto una buona partita. Quello che non ha fatto bene il Torino è un discorso prettamente offensivo, perché ci sono mille perché che conosco perfettamente e che poi verranno analizzati. Per quanto riguarda Conte, mi dispiace averlo deluso sul fatto che non posso giocare 4-2-4, ma per giocare 4-2-4, visto che anche lui ha provato a farlo, sa che occorrono degli esterni, e senza esterni non si possono fare. Le parole di Ventura, zero tiri in porta, dice la grafica alle nostre spalle. Sei d'accordo con quello che dice il mister, Oscar? Sono d'accordo, parto da quello che ha detto Natalino. Natalino, che il calcio ne sa miliardi di volte più di me, lui è stato un grande campione e certe cose le capisce bene. C'è da mettersi però, c'è da guardare la realtà, no? E i giocatori, il nostro parco giocatori è molto limitato. E se io ieri avessi giocato, con tutti, avrei sputato sangue a giocare contro la Juve, le riprese a calcio all'inizio e alla fine, però non sarei, con tutto l'impegno che ci potevo mettere, non sarei riuscito neanche ovviamente ad andare oltre la metà campo, perché non sono capace di giocare, poi sono vecchio. Cioè i nostri giocatori sono scarsi, molto scarsi, e il confronto con quelli della Juve non regge, e quindi ha dovuto Ventura fare le solite nozze con i fichi secchi, come capita da domani a questa parte, cercando di far girare al meglio, rendere al meglio il patrimonio umano che ha. E tenere a bada la Juve, come è successo nel primo tempo, secondo me è stato un ottimo risultato dal punto di vista tattico. È chiaro che non è quello che vorremmo vedere, ma per fare delle cose migliori dovremmo avere altri giocatori. E la qualità dei nostri giocatori è molto limitata. E questo, a mio parere, va a deporre a favore di Ventura, che ha fatto gli errori, ne farà, e per carità non è che sia immune da errori, ma io dico che con questi calciatori più di tanto non si può fare. Renzo, invece Picciotti cosa dicono nel gruppo Sicilia, che ieri erano numerosi presenti all'Olimpico, avete fatto questo lungo viaggio per il derby, come tanti tifosi che girano l'Italia ogni domenica. Diciamo che quello che si è detto tra Ventura, anche Fossati, anche Oscar, tutta, è reso conto della partita. Zero tiri, però nello stesso tempo, come dice Ventura, la Juventus non ha fatto più di tanto. Ha fatto quel gol e boh, però hanno vinto. Hanno vinto. Vediamo le altre interviste. Scusa, volevo dire, visto che abbiamo parlato di... Ma col Verona abbiamo giocato noi? Col Verona abbiamo giocato, chiede a me o... No, io faccio una domanda un po' in generale. Ma la partita si è giocata col Verona. Lorenzo, abbiamo giocato col Verona. Sì, mi sembra che il Verona... L'ultimo quarto d'ora non abbiamo più giocato. Allora, quando possiamo giocare qualche partita diversa da quella che può essere la Juve, con l'impegno o meno... Perché con le squadre di parità non riusciamo a saltare l'ostacolo? Perché se il Verona è venuto qui, io per carità non voglio assolutamente fare il polemico, se no sembra la fine del mondo. Comunque il Verona ha fatto 2-2 con noi, mi pare, no? Sì. Ha fatto due gol fuori casa, una neopromossa, quindi questo bisogna tenerne conto. Come mai una partita del genere con loro è una partita zero in condotta? Perché se vai in classe a fare gli elementari, prendi zero in condotta, bisogna scrivere qualche riga, ti insegnano a fare le aste, quindi vuol dire, non mi vengono a dire queste cose qua che a me mi mandano in bestia, cioè
Allora, tutti quelli che sono della Juventus sono tutti fenomeni e noi siamo tutti broccaccioni. Non sono d'accordo. No, broccaccioni no, da Cerci. Non sono d'accordo. Ma Cerci è proprio l'unico. No, ecco, questo è ancora un altro errore gravissimo. L'unico è una certa qualità, poi gli altri ragazzi... Allora io dico, allora, visto che non sta andando bene, sta giocando malissimo, io preferivo Bianchi scarso, che giochi in una certa maniera, come dicono tutti, che veder giocare in questa maniera, come ho visto giocare. E io punto di nuovo il dito su quello. Anche se a Bologna non gioca, era in panchina ieri sera. Non importa, non me ne frega niente, ma perlomeno questo era uno che giocava per andare a fare il gol. Beh, c'è il capo. È chiaro, però ieri Natalino non avrebbe avuto un'occasione nemmeno lui, non abbiamo costruito nulla. Io di calcio non capisco niente, non la voglio sapere. Però ti posso dire che sono cose che fanno patire me e ti dico, guarda, ti dico un'altra cosa, visto che siamo tutti sono calciatori. Ieri ero con Sergio Brio, che mi pare che sia stato di un'altra squadra, ma ha detto, ma questo qui è il gioco del pallone, Sergio Brio. Ma avevano Bianchi lì davanti, ho detto non parlarmi, non voglio sentire perché mi viene già nervoso e stasera poi lo devo dire perché tanti mi hanno già chiesto. Tu devi, guarda, c'è un mucchio di gente che ha girato il pallone al contrario e Bianchi sta giocando malissimo, non sta giocando. Però non puoi neanche vedere giocare i giocatori così. Ci sarà la colpa di qualcuno, sono mica io che faccio la squadra, sarà qualcun altro che fa la squadra, no? Allora, certo, ah, ecco, no. Presa nessuno al posto di Bianchi, cioè al posto di Bianchi non è che è venuto. Oh, allora voglio dire, se questo faceva fatica, chiedi ai tifosi del Genoa, faceva fatica a giocare a Genoa e aveva dei problemi. Come? Non giocava quasi mai. Ma ecco, io voglio sentire cosa sta dicendo, come sì, i genoani, sì, tanti li conoscono, mi pare che c'ho anche degli amici. Come? Immobile a Genova non ha giocato. Ha fine stagione, però ha fatto 5 gol a fine stagione, nonostante una stagione negativa del Genoa, ha fatto 5 gol. A fine stagione ne ha fatto uno combinazione con la Juve, mangiandosene 4. La partita sì, che l'anno scorso non parlo a meno lì ha giocato le solo, ieri è stato utilizzato dietro perché c'è dietro, questo c'è un altro discorso ancora, però tenere non abbiamo rimpianto quando è stato ceduto. Allora andremo tra poco qui alla mia sinistra, però ascoltiamo cosa hanno detto Moretti e Glick nel dopo partita. Abbiamo cercato di fare quello che avevamo preparato. E nel primo tempo credo che ci sia riuscito anche abbastanza bene, nel secondo forse non siamo riusciti a essere molto precisi in fase di possesso, abbiamo creato poco, però la partita comunque era combattuta, era equilibrata, quindi era quello che volevamo. Poi l'obiettivo ovviamente era quello di vincere il derby, di darci questa gioia, di darla a tutta la nostra gente, non ci siamo riusciti. No, io non parlo mai di singoli, poi siamo tutti una squadra, quindi sulla fase offensiva lavoriamo tutti 11, poi in fase offensiva anche i difensori devono portare la palla bene agli attaccanti e ai centrocampisti, quindi su questo aspetto non facciamo commenti, però niente, come dico, la partita poteva finire ugualmente 0-0 e potevamo avere un punto. Ho visto ancora, però hanno detto tutti che era fuori gioco netto, quindi come ho detto prima sicuramente dopo il derby perso 1-0 con un gol da fuori gioco sicuramente c'è un po' di rabbia, un po' di rammarico in più perché comunque abbiamo aspettato questa partita dall'inizio della stagione perché sappiamo che il derby è una partita particolare e molto importante. Penso che abbiamo fatto tutto che potevamo fare in questo momento, poi adesso fare i commenti è inutile perché ormai la partita è finita, quindi sicuramente c'è sempre da lavorare, da migliorare certe cose e niente, potevamo fare sicuramente meglio, però penso che siamo usciti in campo con un atteggiamento giusto a giocare un derby importante. Rubata è la parola che vedete sullo schermo, prima però subito due i messaggi a CJ, poi torniamo su questo. Sì, mi ricollego sempre al discorso che dici tu Stefano, anche a Daniele, arrivano tantissimi messaggi con scritto non si può sperare di vincere senza fare un tiro in porta, se al posto di Buffon qua dice Sergio da Torino c'era mia mamma. Era la stessa cosa, cioè che purtroppo i tiri in porta sono stati veramente zero.
Invece Carlo ci scrive per Natalino, dice: la tifoseria bolognese è entusiasta dell'arrivo del paracarro, chissà se riuscirà a fare un gol prima che finisca. Non ha capito niente, insomma. Che ne dici? Non ha capito niente. Beh, il tifo quell'anno scorso è diviso allora, su Bianchi, Natalino, anche l'anno scorso ti ricordi perdere, c'era gente che era a favore e gente che giustamente cosa, criticava non il giocatore, le qualità tecniche. È arrivato qualcun altro meglio di lui? No, non è arrivato nessuno. E allora è questo io che voglio sapere. È arrivato un Gilardino? No, ovviamente era un'opinione. No, è un'opinione che però poi si mordono la coda, una no? Prima punta pura non è arrivata. Allora andiamo da Lorenzo, però c'è la alle mie spalle rubata, che è il titolo di questa schermata oggi. Tutto Sport, un giornale a caso: i torti con Atalanta, Milan e Juve sono già costati 4 punti al Toro, e un pochino più sopra parla di una prova TV di Meggiorini con rischio squalifica, quindi squalifica ancora Meggiorini. Eccolo qui, siamo a posto per un pugno di Meggiorini a Marchisio. Tra l'altro non ci ho fatto neanche caso. Allora, non ho fatto caso neanche lui. Infatti, 4, eccolo qua. Torino, Cairo, Conte si arrampica sugli specchi. In 3 partite abbiamo perso 4 punti. Il Toro non è abituato come società a rilasciare dichiarazioni come quelle di ieri, quindi vuol dire proprio che probabilmente qualcosa si è persa un po' la pazienza. Insomma, perché se si viene come Antonio Conte a fare certe dichiarazioni, però questi 4 punti ci mancano, certo. Lorenzo. Però io voglio tornare solo alla partita. Prima di tutto, secondo me è stata deludente non solo da parte del Toro, ma anche dalla Juventus, che comunque non gli ha messo quella cattiveria, via dicendo. Magari noi il valore era inferiore, via dicendo, però non davano quella tensione, quella cattiveria, anche senza far del male, però si vedeva poca roba, ecco. Un applauso a Padelli, che comunque ne abbiamo dette di tutti i colori, onestamente, però migliore in campo, ieri comunque è stato bravo, l'ho visto più sicuro, forse aveva troppa ruggine addosso non giocando mai da titolare, e di conseguenza adesso forse si starà un po' bloccando e via dicendo. Però la cosa, diciamo, siamo una trasmissione del Toro, giustamente, cioè, adesso abbiamo fatto l'analisi tattica, tecnico, però cioè, sti gobbi qua ci hanno rubato veramente la partita, sì. Diciamolo chiaramente, cioè, questi qua hanno fatto il gol in fuori gioco, qualsiasi altra situazione. Ma non è quella, però ormai Oscar, no, è una consuetudine, ormai siamo purtroppo abituati, è una consuetudine, non giochiamo neanche più sti derby, cioè quando quello fa di tutto, gioca quello, non gioca l'altro. Io me l'aspettavo l'episodio, no, ma questi segnano nel modo regolare, l'arbitro riporta come ha fatto non vedere, è allucinante, è una cosa vergognosa, che fa capire che hanno messo della gente che sta lì a fare il picnic a bordo campo, che non guarda mai niente, non vede mai niente, per terra, ti dicevo, lo fanno quello che vogliono, ci ridono in faccia, cioè è proprio una cosa, e quella è la cosa Conte brutta. Cioè, ma voi quello che ha detto, non avete tirato in poco, cosa te ne frega, non è il pugilato, il pugilato si vince ai punti, nel calcio vince chi fa un gol più dell'altro, quindi il gol più dell'altro ieri non c'è stato, comunque, e questo bisogna dire, ma l'altro c'era un rigore su Cerci di cui nessuno parla, e io non lo sapevo, anche dobbiamo andare in pubblicità, tra poco mi sembra torniamo, che fosse iniziato fuori area, io ero da quella parte lì, rimaniamo in onda già al prossimo blocco, fuori area, state con noi, tra poco.
Bene, rieccoci in studio. Abbiamo altri sms da leggere. Abbiamo altri sms, c'è Adriana che ci scrive: abbonata in primavera, dopo ieri tornando nella mia curva chiedo disinfestazione per rischio peste bubonica a righe. E poi Giancarlo ci scrive: ieri non mi ha dato fastidio il gol dei Gobbi in fuorigioco perché eravamo talmente scarsi e quando in una partita non si fa un tiro in porta, prima o poi il gol lo prendi. Il nostro attacco era ridicolo, forza Toro. Ecco. Per il momento basta? Purtroppo sì, 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 per adesso sì. Lorenzo, volevi terminare? Sì, mi ha chiesto Natalino prima del Verona se il Torino ha giocato col Verona. Sì, ha giocato. L'ultimo quarto d'ora non ha proprio giocato, non tiravamo più avanti. Poi vorrei sapere una cosa da te che hai giocato. Ma scusa, cosa abbiamo ottenuto il turnover, non far giocare col Verona certi giocatori per poi fare una partita del genere con la Juve? Allora, fai giocare sempre la miglior squadra e poi noi non abbiamo bisogno di questo. Infatti Lorenzo, l'altra sera, la puntata scorsa, avevamo fatto il pronostico di Toro Verona che si giocava mercoledì, avevamo detto conviene vincere quella partita perché è uno scontro con una squadra che lotterà con noi per la salvezza. Alla fine, con un po' più di furbizia e cattiveria, non avremmo pareggiato la partita perché il rigore di Rodriguez su Toni è stato un po' ingenuo. Rodriguez, che bisogna dire, ne parlavamo prima durante la pubblicità, si è fatto male a fine primo tempo. Si è fatto male a fine primo tempo e Ventura stava facendo scaldare Bovo, che ha avuto anche lui un problema muscolare, diciamo qualche puntata fa, che anche Bovo era un altro giocatore di buona qualità, però già anni fa quando veniva al Toro aveva problemi fisici, tant'è che poi ha dovuto inserire Masiello, che è esordito quest'anno nel secondo tempo, e poi vabbè non è riuscito nemmeno lui a fare un cross decente per gli attaccanti. Maximovic non ha ancora giocato. Esatto, pare che abbia problemi di lingua, io l'ho visto fin dal ritiro di Bormio, non so che altri problemi ci siano. È chiaro che in vista della prossima partita di domenica prossima a Genova, in difesa ci sono dei problemi, perché sicuramente o fa giocare Pasquale, che tra l'altro abbiamo detto Pasquale ha giocato col Milan ai minuti finali, ha procurato il rigore ieri, non è stato tenuto in considerazione. Faccio una battuta stupida ma vera: il pallone non conosce lingue. Hai ragione, nel senso che facciamo un esempio, un tifoso durante la pubblicità, che Gervinho, attaccante della Roma, parla solo francese però segna raffica. Per concludere il discorso sul derby, ti volevo dire che negli ultimi derby, negli ultimi 7 derby sotto la gestione Cairo, abbiamo fatto 6 sconfitte e un pareggio. L'unico pareggio per 0-0 e Rosina andò vicino al gol perché prese una traversa su punizione. Quindi insomma il bilancio è abbastanza negativo, come dicevo prima, è frustrante perché sei in tribuna, sì, riusciamo magari a limitare la Juventus, però non tiriamo in porta, allora sei lì, aspetti poi l'episodio negativo, che puntualmente accade perché siamo tornati un po' con i tempi addietro, e poi ti posso dire, Trezeguet in fuorigioco quella volta al 93esimo, 0-0 come dicevo prima, una volta Mauri, una volta Chiellini quando c'era Novellino, anche lì, sei alla fine all'81esimo, ma finisce 0-0, tram e ti fanno il gol. Come diceva Oscar, alla fine la curva la diamo tutta a tifosi della Juventus e alla fine siamo cornuti e mazziati in casa nostra, cioè allo stadio olimpico. Vabbè. Allora, a proposito di tiri, vi faccio vedere invece questo tiro qua, questo calcio di punizione che abbiamo scovato all'estero, tutto particolare. Possiamo andare a dura 10 secondi, guarda che cosa hanno fatto questi giocatori, non si capisce nulla, a un certo punto si devono mettere a collo su chi tira e fare una cosa davvero strana, io non l'avevo mai vista. Uno schema provato? Schema. Ha fatto una finta, hanno ingannato Gerardo. A ritorno, però è quello che ha calciato che l'ha messo all'incrocio. Potremmo provarlo anche noi, Stefano, magari facciamo un gol su una punizione. 16 di ottobre nel Museo del Grande Torino, cioè, tra l'altro adesso manderemo in onda lo spot sul museo, nel canale YouTube, c'è un appuntamento importante, lo vedete, tra l'altro Oscar ci sarà, è qua con noi insieme a tanti altri cantanti, ne approfittiamo anche per fare condoglianze a Valerio Riboni per la perdita della mamma, l'abbiamo fatto anche ieri, della cara mamma che ha seguito per tanti anni, l'abbiamo fatto anche ieri allo Stadio Olimpico. Il 16 di ottobre alle 21.45 presenteremo questo CD Forza Vecchio Cuore Granata, dove all'interno ci sono tutte le canzoni del Toro. Io tra l'altro ho scoperto che i Farinelli della Brigna hanno fatto una canzone sul Toro che non sapevo, infatti gli hanno chiamato. E poi della serata, coloro che parteciperanno, visto che il CD costerà 9,90 euro e daremo tutto l'incasso, sono 1000 coppie, se riusciamo a venderle tutte con tutte le canzoni saranno circa 10.000 euro che andranno in beneficenza Forma, che è la fondazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino per i bambini, quindi anche i club sono invitati quella sera, anche perché grazie al museo Meco Beccaria ha dato la possibilità di entrare al museo con soli 3 euro per visitarlo e avere anche lì la parte di incasso, di ingresso in beneficenza a Forma. Vi aspettiamo. Dunque, l'abbiamo ricordato ieri, il 9 di ottobre alle 21 non mancate questo grande appuntamento, l'appuntamento televisivo su Rai 1 con
la farfalla granata. Noi vogliamo ricordare Gigi Meroni con questo video, poi vogliamo ricordare l'appuntamento invece che si terrà nella TV di Stato, la TV nazionale, e dopo il grande Torino un altro grande ricordo granata, quello di Meroni. Gigi Meroni rimane vittima di un incidente in corso Re Umberto. Il mondo del calcio rimane sconvolto dalla notizia. A soli 24 anni scompare quello che ha incarnato l'arte del football. Funerali, la partecipazione popolare è tale che sembra di rivivere l'incubo di Superga. Gigi Meroni era nato a Como. A 19 anni venne notato dal Genoa ed acquistato. Immediatamente il suo estro è paragonato a quello di Omar Sivori e, come l'argentino, anche le sue dichiarazioni fuori del campo, sincere fino alla brutalità, provocano scalpore. Il Toro lo ingaggiò per la cifra record di 250 milioni, per poi proteggerlo gelosamente dalle tante offerte in seguito ricevute. I tifosi ne hanno amato il suo aspetto beat, così anomalo nel mondo del calcio. Una storia davvero originale, spezzata troppo presto. Anche noi con un applauso vogliamo ricordare la farfalla granata, Gigi Meroni, 9 ottobre, ore 21, il film su Rai 1. E a proposito di appuntamenti, poi andremo subito a parlare di iniziative, e il Museo del Grande Torino, c'è questa mostra, Ricordare e ricominciare la rinascita del Torino dopo Superga, che è aperta sino al 3 di novembre. E questo invece è lo spot televisivo sul museo. Leggenda granata, dove pulsa il cuore toro. YouTube, appunto, del museo, che potete iscrivervi e guardare naturalmente tutti i filmati. Allora ragazzi, abbiamo dei messaggi a leggere, così li commentiamo con i nostri ospiti. Abbiamo dei messaggi, dice Marco da Torino, c'è poco da dire, nessuna reazione dopo lo svantaggio, anche perché alla prima percussione juventina la difesa si è sciolta, avrebbero vinto lo stesso, più che un toro una pecora smarrita. Marco da Torino. E poi Lorenzo, carissimi, partita deludente, molto tattica, così si è visto un derby che non ti aspetti, con poca grinta in campo, inoltre rovinato da un gol in netto fuorigioco. Gol in netto fuorigioco, Lorenzo, mai, noi speriamo insomma già nelle prossime partite di avere degli arbitraggi, ma speriamo, però non siamo sicuri. Secondo me è difficile, perché se non è la società la prima a protestare, alla fine continueranno sempre così. Vedremo. Allora, la pubblicità, torniamo tra poco, aspettiamo le vostre telefonate, i vostri messaggi, abbiamo ancora tanto da raccontare, parleremo anche dell'uscita dell'album delle figurine del Toro, cosa piacevole, insomma, il giorno dopo il derby. State con noi.
sbaglia. Allora, rieccoci insieme da Torino. Abbiamo le linee telefoniche ai tifosi che vogliono intervenire, soprattutto per parlare del derby. Abbiamo un altro messaggio, ragazzi. Abbiamo un altro messaggio. Scusami, Natalino, lo sai che ti voglio bene, però arrivano messaggi per Natalino. D'accordo con te sul cuore e l'attaccamento alla maglia, ma non possiamo dire che adesso ci manca Bianchi. Cosa ha fatto nei due derby dell'anno scorso? La verità è che da qualche anno a questa parte c'è troppa indifferenza. È palese, e pensare di aver perso il derby per un errore arbitrale non aiuta certo la nostra crescita. Si vede che non sa. Non si firma, però. Non capiscono cosa voglio dire. Io ho detto il discorso di Bianchi che si. Doveva venire un altro al posto di Bianchi. Bianchi non c'è più al Torino. Sì, lui dice solamente che negli altri due derby non ha fatto assolutamente niente. Ho capito. Ma questo non significa che non ha fatto. Allora, abbiamo la telefonata in linea, vediamo un po' chi è venuto a trovarci questa sera. Mimmo da Napoli, buonasera Mimmo. Di la tua, Mimmo, dai. Buonasera, ciao Stefano. Allora, ciao a tutti. Dacci, io sono abbastanza giù. Ho fatto una proposta, perché ho letto un po', no? Negli anni 20 c'erano vari campionati, prima che si faceva questo campionato. Perché non rifarlo di nuovo? Cioè praticamente facciamo giocare le tre frisciate, Juve, Inter, Milan, da su, con arbitri Ossato, Massa e Mazzoleno, no, e noi passiamo il centro nord e il centro sud. La prima delle squadre, le quattro squadre vanno a fare i playoff. Ci divertiamo, arbitri giovani, meglio un errore con un arbitro giovane che deve imparare con questi farabutti, perché poi vedi, ti fanno pure, ti danno pure per tutti, davvero. Comunque noi, al di là che della partita che non abbiamo giocato bene, ma non la perdevamo, perché poi non è che abbiamo perso 3-4-0, noi abbiamo perso con quel gol in fuori gioco. Poi ogni tanto ci fa vedere la sua testa, sta caviglia conti, e io ti faccio vedere la mia che sto sul muretto e ti diverti. Tra l'altro non tutti l'hanno visto, ma è stato espulso anche Sullo in panchina. Sì, è stato espulso, che ha protestato a un certo punto. Fa vedere sta caviglia, cioè sì, vabbè. Che ti faccio vedere il mio polpaccio è una pietra. Va bene. Ho fatto le fotografie 50 euro, mica sono come te vecchi. A me mi brucia 50 euro. L'ha fatto vedere a tutta Italia la sua caviglia, Tevez, vabbè. Ok ragazzi, vi saluto e spero che Carlo alzi un po' la voce e non sia succube, perché oramai abbiamo capito. Perciò la mia idea a me piace. Si giocano tra di loro, si scornano tra di loro, si strisciano. E noi ci passiamo i campionati nostri così. Va bene, grazie, okay. Grazie ciao, Mimmo. Ciao ragazzi. Ciao Mimmo. Tra l'altro, Lorenzo, Mazzoleni, correggetemi, ma c'è la Supercoppa dove abbiamo fatto c'era quella quel bella precedente figura internazionale brutto, l'anno scorso con Napoli. Tant'è che poi Mazzarri non andò alla premiazione, il Napoli si infuriò e io per quello avevo percepito che poteva succedere qualcosa nel derby. Vabbè, abbiamo altri messaggi oppure sì, leggiamo sì. Così andiamo a commentare con gli altri ospiti. Allora, Luigi ci scrive: l'unica considerazione da fare è che Cairo ogni anno raccoglie quello che semina. Il regista non l'ha acquistato, la punta neanche, l'esterno sinistro è una quinta scelta, la Rondo desaparecido anche quando giocava, Cerci da solo non fa miracoli. Diciamola tutta, Cairo è un ottimo presidente di Serie B, così ci dice Luigi. Sei d'accordo, Lorenzo? Ma è no? D'accordo, sembra che improvvisamente quelli che abbiamo preso. Io sono sempre... è stato dell'idea che comunque la squadra di quest'anno è più forte dell'anno scorso, anche se qualcuno dice di no, questo, quello, facciamola giocare all'attacco anche, e di conseguenza una delle interviste che ha fatto Ventura, come questa qui ultima, mi è piaciuto, perché almeno ha detto: io questi uomini e faccio come posso, naturalmente. Però se tu li fai giocare all'attacco, tu li hai messi in campo e gli hai detto: cercate di difendere lo 0-0, non li abbiamo, come dice Natalino, fatta noi la formazione. Allora falli giocare in attacco e vedi che i gol, come hanno fatto prima, 2-0 o 2-2 o quello che sia, li fanno. Logicamente se tu li tieni a metà campo, come fanno a tirare in porta? Oscar, però tra l'altro qui parliamo di sconfitta nel derby che brucia tanto, però siamo a metà classifica, comunque noi siamo in fondo ultimi a un punto, però, zero punti. Si diceva prima microfoni spenti, se poi a verso fine campionato
ci mancano tre punti, o ci mancano i punti con l'Atalanta, o ci manca il punto col Milan, due punti col Milan. Cioè sono punti che pesano, che poi alla fine dell'anno pesano. La compensazione, quando non c'è la compensazione, non c'è mai stata. Quello che ti portano per via. Noi non c'è mai stata. No, non c'è per nessuna squadra. Ma per noi soprattutto. È una parola detta in una certa maniera. Sì, perché farti credere quello per farti che credere è. Che poi ti danno quello che ti prendono. Nel calcio non ti danno, perché se no io avrei vinto uno scudetto, lo sai? Sì. Noi comunque questo giocavo nel Torino, non giocavo nell'Inter Napoli, che era una squadra di Serie comunque C. Comunque adesso con rispetto. Non ti ritorna niente indietro, eh. Quello sono d'accordo, no? Tornando diciamo al punto di vista statistico, dopo sei giornate abbiamo due vittorie, due pareggi, due sconfitte, otto gol fatti, otto gol subiti. E di conseguenza, quindi in questo momento la prossima vita sarà la settima, in questo momento siamo a pari con Cagliari e Milan, se non ricordo male. Però se tu calcoli che se facciamo sempre così con le altre sei partite, facciamo di nuovo otto punti, a fine campionato abbiamo 48 punti. Allora sentiamo cosa ci racconta Piero da casa. Buonasera niente, Piero. Ciao a tutti, eccoci qua. A dir poco, d'altronde quest'anno il campionato si sa già che lo vincerà, è stato deciso già tempo fa. Vedi gli anticipi col Chievo, è un anticipo del campionato quello, perché a Chievo l'hanno fatta vincere, ieri l'hanno fatta vincere, insomma è tutto preordinato, programmato da prima. Storia vecchia, non mi è piaciuto il Toro ieri, non sono andato allo stadio perché non voglio mischiare quei gobbi. Ma questa squadra non deve giocare così, ci offende perché noi siamo abituati a vedere Toro giocare all'attacco. Perdi anche 3-4-0, ma fatti vedere, così è un non gioco, è una vergogna, non mi è piaciuto proprio, ha ragione Lino. Senti, sono un po' preoccupato perché vorrei chiedere proprio al mio amico Cossati, che di calcio ne mangia, io ho tanti bei ricordi di gioventù con lui, vorrei chiedere un pronostico. Adesso ci aspetta la Sampdoria a Genova, col dente avvelenatissimo, ci aspetta l'Inter, ci aspetta il Napoli e ci aspetta la Roma. Vorrei chiedere a Lino, se a Lino, secondo lui, quanti punti potremo fare in queste quattro partite? Forza Toro sempre più che mai. Ciao Piero. Hai fatto un'analisi di tre partite difficili, ma sono tutte le partite difficili, come avevo detto l'altra volta. Se tutto va come non giocare, noi forse facciamo un punto con la Sampdoria. Perché anche la Sampdoria non è che sia un gran gioco, ma le altre squadre, tutto sommato, che giocano a pallone, alla fine si gioca per poter vincere. Che l'ultima spiaggia per Rossi, tra l'altro, è questa. Appunto. Allora, se può essere anche che noi andiamo a giocare e puoi fare anche un pari, ma ci sta tutto, perché adesso questo momento qui. Ecco, io quello che vi voglio far capire, non tanto le partite, se tu cominci a prendere paura, e se c'hai paura già. In preparazione, non ho detto oggi, quando fai la Coppa Italia, se c'hai già paura di fare le formazioni, succedeva anche a noi, le squadre sono tutte uguali, perché tutte quelle che sono lì sono di Serie A. Mi spiego meglio, si sa benissimo che c'è il derby, sappiamo benissimo che c'è da andare a giocare a Genova nel momento sfavorevole e sappiamo anche benissimo che devi giocare le partite clou, che sono quelle col Napoli nel momento, con la Roma quando sta andando bene, e tu devi essere un Torino pronto. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo essere una squadra un pochettino più competitiva, se no le partite sono tutte difficili. Allora, andiamo ancora al telefono, Sergio in linea. Sergio, buonasera. Mi sono spiegato male. Sergio, buonasera a voi e tutti. Prego. Saluto Lorenzo, che conosco, e il signor Natalino e tutti gli ospiti, come vi ripeto. Secondo me il problema del Torino non è tanto i giocatori che vanno in campo, ma l'allenatore che non gli dà la grinta giusta e neanche il sistema bene, cioè sono tutti fuori ruolo. Cosa ne pensi, Natalino? Ti ringrazio, ciao. Buonasera Sergio. Ma lui c'ha, adesso non è che certo che mettere la croce addosso a Ventura non è, da parte mia non è neanche una cosa molto giusta, perché insomma non siamo colleghi, ma non siamo proprio amici per la pelle, però è l'allenatore del Torino, cioè in un certo momento non è che si possa fare solo delle critiche. È un allenatore che tutto sommato hai vinto un campionato di Serie B, ti sei salvato, e quindi insomma, ma fargli degli appunti sul gioco sì, cioè quando c'è gente che va a vedere la partita e dice io mi diverto a vedere 30 passaggi laterali, no, invece a me mi fa venire la barba. E quando dici, però fa una bella circolazione di palla, ma la furia di far circolazione di palla bisogna anche verticalizzare. E io gli do ragione sul discorso
che il gioco del calcio è fatto per andare a concludere. Sia il povero Fabri diceva questo, sia Herrera diceva questo, tutti. E sia, ho sentito, sai perché io dico quello? Perché ho sentito l'intervista ieri sera di questo, va bene che è facile parlare quando fai 5 gol a Bologna, però sta parlando di un calcio offensivo. Garcia, sì. Rudy Garcia. Certo, con giocatori che se andiamo a vedere, togliamo Totti, sono tutti sconosciuti. Beh, sono allora, tutti bravi quelli lì che vanno a cercare i giocatori in giro. Però hanno della qualità Pjanic e De Rossi. Ma puoi vedere che se Pjanic viene qui... E hanno preso Pjanic. Benatia, che in difesa non abbiamo, Benatia ha fatto anche 2-3 gol. Dobbiamo andare in pubblicità, sennò poi andiamo in ritardo. Tra poco torniamo, abbiamo a presentarvi l'album delle figurine con Fabrizio. State con noi, pubblicità. Eccoci qua, abbiamo parla più quando siamo in porta pubblicitaria che quando è studio. No, allora, scusavo. Se noi avessimo comprato Gomez, giocavamo con Palaterra. Allora, devo andare anche dagli altri. Se uno vuol capire, capisce. Ragazzi, volete fare un saluto poi? Al volley, tra l'altro, no? Sì, tra l'altro saluta, sì. Posso spiegare due minuti o un minutino di tempo, dai. Sì. Volevo salutare l'Alto Canavese Volley, tra l'altro Carmine Lombardo che ti saluta tantissimo. Stefano, okay, grazie. Radio Trendination per quest'anno è il secondo anno che partecipa domenica 5 ottobre al palazzetto dello sport a Cournier in via K2, dove si terrà il terzo concentramento Coppa Piemonte, che vedrà la nostra Serie D maschile affrontare il Bruno Tex Aosta Serie D e il San Benigno Caselle, che militerà nel prossimo campionato di Serie C. Io ringrazio la squadra veramente di cuore. Ricordatevi, 5 ottobre, che viene di domenica, partiamo dalle ore 15:30, ci sarà veramente da divertirsi. Io ringrazio comunque di nuovo di averci invitato a commentare le partite di volley. Li salutiamo. Allora, c'è un aggiornamento dal Franchi, il Parma in vantaggio, gol di Gargano. Parma 1 Fiorentina 0, c'è una telefonata, poi torniamo sui messaggi. Pronto?
Pronto, buonasera a tutti. Ciao Stefano, sono Rodolfo. Ciao, ciao Rodolfo. Ciao anche a Natalino. Ciao Stefano. E a Oscar. Ciao. Sì, e a tutti là comunque. Grazie. Volevo dire una cosa. Ieri abbiamo avuto l'ennesimo furto, anche se non abbiamo giocato, perché come diceva Piero Gai, ieri ha fatto bene a non andare allo stadio, perché io ho visto le altre partite del Toro e giocato. Ieri proprio o avevano paura, ma neanche andare una volta fino in area, cercare, non so, un corner, poteva essere una punizione. Niente, non sono arrivati nell'area avversaria. È quello che, diciamo, cominciamo di nuovo a grippare o abbiamo una squadra che quest'anno gira. Le prime cinque partite le ha fatte, insomma, anche se a Bergamo ha perso ingiustamente, però ha giocato. Adesso invece, ieri, proprio il gioco zero, Io penso che, non so, se Natalino mi dà una risposta, lui che è stato uno dei, diciamo che è riuscito a vincere lo scudetto, perciò. Altri tempi, va bene, grazie. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Rodolfo. Magari si è vinto lo scudetto, non importa come l'abbiamo costruito, però al di là di quello, i tifosi io li capisco perché il tifoso va per vedere il risultato, ma alla fine vuol vedere anche un certo tipo di gioco. Se devo dire la verità, ed è la verità è questa, a tantissimi tifosi non piace il gioco di Ventura, a tantissimi. Oscar, piace il gioco di Ventura? Ma a me non piacciono molto i calciatori che ha a disposizione Ventura, l'ho già detto prima, lo ripeto, quindi io dico che Ventura, faccio un bilancio più completo negli ultimi anni, ha riportato comunque il noi in uno spogliatoio che era io, e questa è una cosa da non dimenticare, questo le ha dato un minimo, non un minimo, ha dato una compattezza che prima non c'era proprio più, quindi io rendo onore di questo e non mi lamento. Poi il gioco è chiaro che avessimo dei giocatori in Altalino, magari, ma con questi qui... Vabbè, allora, l'album, Fabrizio, raccontaci un po' di questa uscita, tra l'altro, anzi, te lo facciamo subito raccontare da Ostra, grande personaggio, è stato presentato al Toro Store, c'era Store, anche Alberto Barile con i giocatori, queste le parole di Ostra, poi presentiamo l'album del Toro che tanto piace ai nostri tifosi, ai bambini, tra l'altro parliamo anche di un'iniziativa per i bambini. Ostra. Anche nell'album delle figure del Torino c'è l'impronta di Franco Ossola, in che modo? Sì, con Fabrizio siamo amici da anni, Fabrizio è un simpatizzante granata di antica fede e ha scritto anche delle belle pagine sul Torino, Ricordo le nuvole di Superga. E quindi questa frequentazione, anche se da lontano, perché lui sta molto sovente a Genova, ci tiene uniti per l'interesse del calcio e della storia del calcio. Genova e Torino sono evidentemente due società che hanno scritto pagine importantissime, fondamentali. E quindi nasce questa cosa. Lui sa che io del Grande Torino sono un cultore affezionato e fervido e quindi mi ha chiesto se così si poteva fare qualcosa insieme. L'anno scorso queste figurine hanno avuto un successo straordinario, speriamo che quest'anno venga ripetuto, e per cui attingendo dal mio archivio personale, che è piuttosto consistente, ho fornito a Fabrizio e il suo amico Riccardo, che hanno avuto questa geniale idea, delle immagini che vengono riprodotte nell'album, con brevi didascalie, perché evidentemente è più l'immagine che deve guidare chi si avvicina all'album che non tanto quello che sta scritto. E poi sul Grande Torino, in effetti, ormai un tifoso vero del Toro deve saper tutto, genesi, vittorie, nascite, purtroppo tragica fine, quindi è stata un'altra bella opportunità. Ecco, magari istituite anche qualcosa a Grande Torino, perché all'epoca, se ci fossero state già le figurine come adesso, forse qualcosa c'era di... No, guarda che all'epoca le figurine erano già presentissime, ed è fondamentale ricordare che la figurina del Grande Torino valeva doppio, valeva triplo, quindi Mazzola valeva 10, cioè davi 5 giocatori dell'Inter, 3 del Milan, 2 del Napoli,
e ti beccavi un mazzola, quindi no, le figurine c'erano già, anzi le figurine d'epoca hanno un valore importante, perché al di là così della nostalgia erano anche dal punto di vista qualitativo molto buone, molto belle. E quindi i ragazzi si emozionavano come ci emozioniamo noi oggi a aprire quelle bustine e a vedere se ce l'hai già oppure no. Una cosa molto bella. Grazie mille, complimenti. Grazie. Allora, è una presentazione del Toro Store, la squadra, le bandiere, la storia, trionfi. Da sabato nelle edicole inizialmente di Torino, no Fabrizio? Torino e Piemonte, sì, l'album in edicola con la stampa, le figurine in edicola e basta. Quindi si possono comprare liberamente. Chi non è piemontese può acquistarle attraverso la nostra edicola online. Una novità che adesso non riusciamo a far vedere tecnicamente è questa che abbiamo illustrato in quarta di copertina. C'è un'applicazione, si chiama Liar, non è un nuovo acquisto del Torino, un asso ungherese, ma è un'applicazione che permette di inquadrare qualsiasi cosa, nella fattispecie la copertina dell'album, e così facendo parte un filmato, ci agganciamo a Toro Channel e facciamo partire di volta in volta dei filmati. Al momento, inquadrando la copertina con quello che può essere uno smartphone o un tablet, parte il filmato di Bologna-Torino 1-2. La stessa cosa faremo poi con le figurine stesse, mano a mano che i giocatori faranno, ci auguriamo, dei gol. Quindi auguriamoci che Immobile si ricordi di aver giocato nel Genoa e domenica magari faccia, così come ha fatto nel derby dell'anno scorso, regali uno scherzetto a quella squadra che non mi ricordo come si chiama, ma comunque sarebbe una cosa simpatica. Allora, lo scorso anno grande successo, tra l'altro, figurine, nella prima uscita c'erano, quest'anno non ne vedo però. La prima uscita sì, allora sì, non abbiamo messo le bustine perché è un discorso dispersivo, ma abbiamo messo 24 figurine inserite in questo quartino. Qui c'è un signore che non so se l'avete mai visto, si chiama Natalino Fossati. è troppo piccolo. È troppo piccolo, non so se riesce a zoomare. A sufficienza, io punto il dito. Allora, quante ne avete stampati di questa prima tiratura, Fabrizio? Quello scorso anno non bastarono, tra l'altro. L'anno scorso non bastarono e alla fine arrivammo a vendere 3 milioni di figurine. Ecco. Quindi 600.000 bustine, 3 milioni di queste figurine. Questa è peggio della droga. È tua l'idea. È stata tua. L'anno scorso mi sono speso un capitale. L'ho fatto. Anzi, ringrazio la nostra amica Elena che mi ha mancato due figurine, non la trovate. È stato, ogni tanto mia mamma arrivava, ho comprato un po' di figurine, quanto? 20 euro. Perché è appassionato di Toro, no, ma veramente, cioè, è una cosa che prende tantissimo. Quest'anno non la voglio fare, mi costa troppo, però è veramente bello. Complimenti, ma sei genovese? Anche avuto, no, sono palermitano. Sono palermitano. Senti, Fabrizio, un bel progetto. Tra l'altro, allora è già in distribuzione nelle edicole di Torino e del Piemonte. È già in distribuzione nelle edicole di Torino e del Piemonte, sia l'album sia le figurine, come dicevo. Quindi niente, ci auguriamo, i tifosi del Toro hanno risposto veramente in maniera eccezionale anche quest'anno. Dico solo questo, il distributore ci ha chiamato prima che l'album uscisse dicendo mandatemi altre figurine perché le richieste degli edicolanti sono tali che quelle che mi avete mandato non ce la faccio. Bene, quindi bene. E quest'altro si parla della squadra, ci sono anche le giovanili quest'anno? Alle giovanili abbiamo riservato un'altra cosa, abbiamo riservato questo che è un capitolo di scudettini. Questo è il palmarès delle giovanili, che le giovanili del Toro, il titolo è il palmarès più ricco d'Italia. Ci sono 9 titoli nazionali berretti, che è un record assoluto. Poi abbiamo 8 titoli nazionali primavera, anche questo è un record assoluto. 7 titoli Coppa Italia primavera, record assoluto. Poi abbiamo 6 tornei di Viareggio. Abbiamo 5 titoli nazionali allievi, 2 titoli nazionali giovanissimi. Si sa che credo che Natalino possa confermarlo, il vivaio del Toro è l'anima, stupendo, e il cuore, ed è però la base del Toro. Da buon ex genoano e doriano l'ho comprato, allora cosa vuol dire? Bene, che i piemontesi non sono proprio tirchi, l'ho comprato davvero. Poi la tua genuanità, continuo a non aver capito l'altro nome che hai fatto, ma la tua genuanità sì, sicuramente. Beh, lì è stato un errore, non è stato colpa mia. Può succedere che l'ostacolo delle volte ci vai. Bravi, lo ricorderemo in chiusura. Quante copie ne abbiamo già stampate come prima tiratura? Allora, come prima tiratura, con la stampa, dicevamo, l'album, abbiamo stampato 22.000 copie. Le figurine partiamo con 500.000 bustine, quindi con 2 milioni e mezzo
di bustine per la prima tiratura. Poi abbiamo anche altri album che poi, finita l'uscita con la stampa, proporremo, riproporremo, così come abbiamo fatto anche l'anno scorso, quindi certo, gli album non finiranno mai e nemmeno adesso le figurine. Adesso è abbinato la stampa. Adesso è abbinato la stampa, poi quando certo, la cosa si esaurirà, ovviamente non è che smettiamo di proporre album, così come non smetteremo di proporre le figurine. Quest'anno ci siamo attrezzati, l'anno scorso effettivamente a un certo punto sono finite, nel senso che non, non ne avevamo più, eravamo verso la fine della raccolta. Beh, detto, sì, ragazzi, qua in studio scatenati. Quindi, bravo Fabrizio, lo ricorderemo prima di chiudere. E c'è un'altra iniziativa prima di andare in pubblicità, poi torneremo, andremo subito nei picciotti, poi dal Stauro Tomac. C'è una bella iniziativa invece, il Fair Play, il Cuore Granata, la locandina dovremmo mandarla in onda, che eccola qui. La sta seguendo l'insegnante Oriana, rivolto a tutti i bambini delle scuole materne elementari. Voi che state guardando i vostri figli, nipoti, potete inviare i disegni insieme per vincere 13@libero.it, i lavori che sono naturalmente i disegni, la storia e un racconto fatto dai bambini, e entro e non oltre il 31 ottobre lo pubblicheremo sul, oltre che sulla nostra videata di Orgoglio Granata, anche sulla pagina Facebook di Orgoglio Granata. Quindi bambini, partecipate, se andate sulla pagina Facebook di Orgoglio Granata troverete tutte le informazioni per partecipare a questa bella iniziativa. C'è la pubblicità, poi andremo a parlare degli amici della Sicilia, state con noi.
Eccoci ancora insieme. Andiamo in Sicilia. Allora, Renzo, ospiti di Orgoglio Granata, abbiamo le foto da mandare in onda per conoscere il vostro club, il vostro gruppo di amici. Tra l'altro non sei qui questa sera solo, ci sono anche degli altri picciotti, il gruppo Sicilia. Siete stati sabato sera insieme a me, insieme alle testate giornalistiche, a Tony Vigato, per lanciare una bella iniziativa dedicato ai club Granata in tutta Italia. Però intanto, mentre vediamo le foto, raccontaci un po' la storia in breve dei picciotti Granata. I picciotti sono nati diciamo a gennaio, inizio gennaio, fine dicembre, quando il Torino è venuto giù a Ragusa per il raduno. Queste sono le foto di sabato. Però l'idea è nata a novembre da Santo Chiarello, che mi ha chiamato e dice: facciamo un micro gruppo di 5-6 persone, facciamo un bel gruppo. Ecco, qui è la prima trasferta ancora non nati. E questo è Tony Vigato, a cui abbiamo dedicato un club, la sede di Ragusa. E siamo nati per 5-6 persone, ma alla fine, purtroppo, o per fortuna, siamo 130-140, di cui 115 in Sicilia, più 4, questo è quello che abbiamo fatto a Ragusa, più 4 che sono giunti nell'ultima settimana, più quelli di Torino, che alcuni sono qua, che ci hanno chiesto di fare una sede. Quanti tifosi Granata ci sono in Sicilia? Beh, noi ne abbiamo 119, l'altro club ne avrà più o meno lo stesso, poco più. Più tutti quelli che non sono iscritti naturalmente al club? Sì, sono però noi cerchiamo con le nostre iniziative, che sono delle idee che abbiamo lanciato e che vogliamo lanciare, cerchiamo di farle avvicinare di più. Ecco, mentre diamo il microfono anche a coloro che sono sopra dei picciotti, voglio ricordare due iniziative. Una è quella che state preparando di Mondonico, che tra l'altro dovremmo avere la locandina. Vuoi presentarla? Era nelle foto di presentazione. Sì. Comunque presentiamola. Beh, quella di Mondonico è un'iniziativa che è nata 5-6 mesi fa e abbiamo sudato per averlo giù, per fare i problemi nostri e suoi. Finalmente siamo riusciti a trovare un giorno per fare questo incontro e siamo felici di averlo, stiamo preparando, i ragazzi di Picciotti di Marsala si stanno adoperando per organizzare tutto e speriamo che vada bene. Cioè, quando sarà l'iniziativa con Mondonico? È già la data? Il 13 ottobre mi sembra, non lo so. A breve. È un giovedì mi sembra, non ricordo. È a breve. Invece l'altra è quella che avete presentato sabato sera, no? Che è presentato sabato sera con i club, è un'iniziativa lanciata dai Picciotti. Sì, questa è un'altra iniziativa che lanciamo noi, che vogliamo, siccome tutti premiano gli ex giocatori, i dirigenti, i giovanili, hanno detto: ma facciamo qualcosa per i tifosi, che sono gli unici che ci rimettono alla fine, sia per le trasferte, per le iniziative che fanno. Allora, con le testate giornalistiche, toro.it, Toro News, Toro Amore Mio, tuttotoro.com e Torino Granata, grazie alla società Better Day, di cui io rappresento, mi ha detto: facciamola, ve lanciamo questo concorso. Spero che vada bene. Quindi avete invitato i club le testate giornalistiche a individuare i tre club, tre nominativi a segnalarvi, che poi è un concorso che dura da ottobre fino a luglio. Sì, ma è tutto nell'arco dell'anno, non è che possiamo fare ogni giorno. Però sulla pagina Facebook vostra tutte le maggiori informazioni ci saranno, no? Sì, lanceremo il nostro sito questo. Bene. Anche con le testate giornalistiche. Pure. Ma hai qualche altro progetto sui siciliani che siete da Torino? Uno te ne ho parlato che ti piace molto, ma io non lo posso dire adesso, ma quello è uno dei tre che stiamo organizzando. Quello è il primo che sarà, certo. Spero che sia vero. Qualcuno di voi vuole parlare dei Picciotti? Un saluto. Sì. Io seguo Renzo fino dai primi tempi in cui col suo zainetto a spalla veniva su a Torino, non si sapeva né come né dove, lui arrivava a Torino nel suo zainetto e si fermava. Io ho sempre l'onore di ospitarlo e da allora non l'ho più lasciato. È una macchina di idee, nel passato continuamente, è una bomba. Qualcuno di voi vuole ancora portare un saluto? Sono i 5 rappresentanti. È già acceso, prego. No, niente, io abito qui a Torino, però sono tifoso del Toro. E mi trovavo giù in Sicilia, ad Agrigento, ho saputo che c'era a Ispica, in provincia di Ragusa, questo torneo del bagaglino. Sono andato, sono stato felice di vedere che anche in Sicilia, che tifosi del Toro ce ne sono pochi, però quei pochi che ci sono si danno da fare
e hanno voglia, diciamo, di farsi vedere in giro, diciamo, per l'Italia. Bravi, bravi. E sono emozionato. Sono applausi ai picciotti granata. Grazie Renzo, allora poi ci saluteremo per chiusura. Vuoi aggiungere ancora qualcosa oppure abbiamo ricordato tutto? Della Valle dei Templi. Vabbè, questo, siccome noi siamo in ogni provincia, c'è la sua sezione, la sua sede. Già abbiamo fatto una versione di Ragusa e c'era Fossati con noi. Fatto anche un evento con Dossena. Poi abbiamo fatto una versione della sede di Palermo. Abbiamo già pronta quella di Caltanissetta, Trapani e Siracusa, e quella di Agrigento pure. Quindi man mano faremo tutto questo iniziativo. Bravi. Ti devo dire che sono non organizzati di più. Guarda che sono venuti a fare il torneo a calcetto lì a Rio Favara e devo dire che hanno un entusiasmo veramente incredibile. E dico, i tifosi del Toro sono questi. Allora, prima di parlare dei giovanili, poi andiamo... La saluto male, poi abbiamo parecchi messaggi prima di collegarci con Genova, dobbiamo parlare con i nostri ospiti. Serata dedicata a Isabel, questo è l'invito che ho raccolto proprio sabato sera e ho voluto portarlo qui in studio. Toro Club di Chieri, gli amici di Chieri hanno organizzato questa iniziativa per una bellissima bambina nata il 12 dicembre 2004 a Moncalieri. 8 anni, 8 mesi, si presenta, sono ricciolina bionda, ho due occhioni azzurri, molto espressivi. È una bambina che ha bisogno di un vostro aiuto, in cui deve sostenere delle cure importanti. Ci sono delle donazioni che si possono fare per quanto riguarda questa bimba. Dice nella sua presentazione, naturalmente fatta dai genitori, inizio a raccontarvi la mia storia da quando sono e come sono nata, con taglio cesareo d'urgenza all'ospedale Santa Croce di Moncalieri, perché la mia mamma dopo 38 ore di travaglio si è accorta che stava soffrendo il mio cuoricino, quasi non batteva più. I medici hanno dovuto eseguirmi la rianimazione in sala parto, mia mamma aveva ragione, insomma racconta poi la sua storia. È stata 10 giorni a causa di infezioni alle vie urinarie e per una iperzootemia e adesso sta seguendo delle cure, tra l'altro c'è l'ospedale Regina Margherita che l'ha seguita questa bambina, e c'è un'iniziativa molto importante insieme per Isabel che si terrà appunto come avete visto qui appunto grazie al Toro Club di Chieri, a Chieri, per questa iniziativa per la bambina che ricorderemo ancora, anche perché quella qui sabato 20 ottobre alle 20 ristorante Casa Casellai a Chieri insieme per Isabel, serata a scopo benefico. Avremo poi gli amici di Chieri qua a raccontarci questa bella iniziativa, Paolo Bertone, naturalmente tutti i ragazzi del ristorante Casa Casella in Piazza Caselli 4 a Chieri. C'è anche un sito insieme per isabel.it, noi queste iniziative le sosteniamo da sempre, soprattutto per i bambini meno fortunati che hanno bisogno di assistenza e di aiuto di tutti noi. Daniele, le giovanili dopo il derby Longo, che sarà lunedì prossimo, lo dico, l'abbiamo stavolta la primavera, non si ferma più, no, campione. Le giovanili sono andate bene, perché la primavera ha vinto a Genova con la Sampdoria 1-0, rete di Scaglia, insomma che questo sia ben augurante per la partita che il Toro andrà a affrontare domenica. Ha riposato la Beretti, gli allievi hanno vinto, invece hanno perso i giovanissimi, quindi insomma un weekend buono, direi, insomma, su una sola sconfitta. La primavera sta facendo molto bene, ha iniziato molto bene il campionato, speriamo che gli scudetti, i trofei che ha fatto vedere lui sull'album magari si vadano ad aggiungere, perché il Toro è fermo da un po' di anni, no? Nei trofei giovanili, vari Viareggio, campionati, Coppa Italia, ha giocato molto bene gli ultimi anni sia il torneo di Viareggio che altre competizioni, il campionato, però non vince niente da tanti anni, quindi sia ben augurante per la stagione. Il settore giovanile è Oscar, che stanno molto forte, dobbiamo dire, insomma, primavera, ma anche le altre squadre, ma io dico, sta facendo un ottimo lavoro. Gli allenatori e anche i responsabili del giovanili, con quello che hanno a disposizione dal punto di vista proprio delle strutture eccetera, stanno facendo veramente ottime cose, quindi veramente da lodare. Forza ragazzi, sono già campioni d'autunno, no? La primavera, se non sbaglio. Adesso c'è una pausa del campionato fino ai primi di novembre, quindi sì, al momento sono primi in classifica, c'è questa lunga pausa e quindi la squadra avrà modo di allenarsi, vedremo se non perderà, insomma, nelle prossime settimane magari questo avvio iniziale sprint. Tra l'altro due giocatori nuovamente nazionali convocati. Sì, quella è un'altra bella cosa, una bella notizia, insomma, per gli allenatori che, insomma, come diceva Oscar, stanno facendo bene. Allora lunedì prossimo avremo la primavera qui nei nostri studi, prima di andare a Sauro Tomà poi la Sampdoria, collegamento con gli amici di Samp TV. I messaggi, abbiamo dei messaggi
poche storie, non si è giocato a se ci fossero ancora giocatori come Fossati, ma mi accontento anche di Bruno, Policano, Ferri, magari. Vabbè, ma il mister lanciare i nostri ragazzi no? E poi Masiello e Pasquale, non è peggio di Masiello? Ciao da Alessandro. Poi ce n'è un altro che dice, è diretto al direttore tuttotoro.com, Daniele Bumma. Cosa ne pensi del fallo su Tevez? Immobile sta con proprietà con la Juventus? E poi? E poi fallo su Tevez. Aspetta, Daniele, finiamo. E poi Walter, abbiamo un attacco che fa pena, o meglio, non abbiamo un attacco degno di questo nome. Cerci è troppo isolato, se Caio a gennaio non mette mano al portafoglio, staremo freschi. 1-0 invece sempre il Parma ancora sulla Fiorentina. Sì. Daniele, vuoi rispondere? No, del fallo su Tevez, che giustamente insomma ognuno lo può vedere come crede. L'allenatore della Juventus si è lamentato, secondo me non era da espulsione, perché poteva essere da espulsione Marchisio, che ha fatto diversi falli, anche Pogba, che è stato ammonito, che ha fatto un fallo su El Kadri nel primo tempo. Quindi insomma bisogna vedere un po' le varie cose. Immobile è in comproprietà tra Torino e Juventus, perché Torino quest'estate ha preso la metà del Genoa, quindi è in comproprietà tra le due squadre. Vedremo a fine stagione cosa decideranno le squadre. Oscar, secondo te a gennaio, Presidente, la società comprerà dei giocatori per rinforzare la rosa? Ma ho sentito che c'era un interessamento per Messi, quindi speriamo bene. La notizia insomma fresca, abbiamo detto già le scorse puntate, che tornerà Barreto disponibile tra 15 giorni, ricordiamo, perché la Rondo è ancora infortunato. Natalino diceva prima, se succedesse qualcosa a Cerce che va a giocare, perché giustamente il parco attaccanti Meggiorini attualmente insomma fa la riserva, poi attinge alla primavera, anche se c'è poco, perché è mandato a giocare Diop alla Juve Stadio e altri giocatori per fare esperienza. Va bene, 1-1 ha pareggiato la Fiorentina. 1-1 Gonzalo Rodriguez. Grandi no, Viola, c'è la pubblicità, poi andiamo a degli amici di Sauro Tomà e ci colleghiamo con Sam TV.
Allora, ancora insieme per l'ultima parte del Gol Granata. Oscar, visto tutto, come sta andando la vostra, il vostro tour, che tra l'altro siete a Hiroshima a breve, no? Sì, allora, abbiamo fatto con l'estivo, è andato molto bene, adesso riparte quello autunnale, riparte come quello estivo da Hiroshima Monamu, dove facciamo questo concerto, dove di nuovo festeggiamo i nostri 30 anni, presentiamo tutto il disco nuovo per intero, dall'inizio alla fine, suonato con l'organico completo, quindi anche fiati e tastiere, e poi suoniamo 10 canzoni votate dal pubblico che non abbiamo mai suonato dal vivo, prese nei nostri dischi vecchi, quindi suonate per la prima volta. La data? La data è il 25 ottobre del 2013, prima ci sarà l'incontro però con le canzoni del Toro. Sì. Allora, 25 ottobre alle 22, no? Insomma, sì, 21:30, inizierà abbastanza presto perché è una cosa un po' lunga. Ok. E tra l'altro un giorno di festa sta avendo un grande successo. Sì, sta andando bene, il disco è stato già anche ristampato, e siamo molto soddisfatti, poi ogni tanto si sente anche dalle frequenze dello stadio comunale. Torno, un po' che farci piacere, chissà perché, comunque ci fanno veramente piacere. Ma però quando parli di statuto con tifoserie di altri colori, statuto Torino 30 anni, va al di fuori di ogni... dell'appartenenza ai colori. Allora, vogliamo ricordare il sito che è sempre aggiornato, tu lo vedo che lo aggiorni quotidianamente. Sì, statuto.net. Statuto.net. Lorenzo, prima di andare a Genova, sì. Toro Club Sarotoma, tra l'altro noi fa piacere perché venite spesso a trovarci a parlare delle vostre cene, ma delle vostre iniziative. Allora, raccontiamo un po' quello che state portando avanti. Prima volevo solo un attimo ringraziare Sergio, che mi ha salutato, e dirgli di telefonarmi. E comunque passiamo alla nostra iniziativa. Giusto, la comunicazione di servizio. No, stavo dicendo, allora il 16 di ottobre facciamo questa cena e ci sarà come ospite Simone Loria, nostro magnifico stopper che abbiamo avuto noi al Toro, e poi dato che noi, come si dice, non guardiamo solo vecchi giocatori o dirigenza, ma abbiamo voluto con noi questa serata anche Viganò e Tony. Vigato, magazziniere del Torino Calcio. Che è diventato un po' il simbolo. Ecco. Sì, e comunque la cena si svolgerà in via Giacchino 53 al Porco Rosso. Perciò alle 20:30, numeri di telefono per contattarmi, via dicendo, per prenotare, 380 45 56 212. Allora, 380 45 56 212 per prenotarsi a questa cena a cui sarà Simone Loria e Tony Vigato. Il 16 ottobre 2013 alle 20 al ristorante Porco Rosso in via Giacchino 53 a Torino. Club vostro che è nato 5 novembre 2008. Sì, e di conseguenza adesso abbiamo 180 iscritti. E un'altra iniziativa che abbiamo fatto, comunque onestamente a fatica, e ringrazio anche quelli del direttivo che mi hanno dato una mano a trovare gli sponsor, via dicendo, e faremo il calendario del nostro club e via dicendo. Abbiamo messo le foto sia della squadra sia della nostra storia e la poesia anche del Torino. Avete il sito? No, non ancora. Ci stiamo lavorando. Allora, ricorderemo la cena in chiusura, Lorenzo. Tra l'altro siete sempre presenti col vostro standardo. Andiamo a Genova, Sam TV, il collega giornalista Alessandro Pintimalli. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi, buonasera ai vostri ospiti. Allora, Alessandro, intanto abbiamo i colleghi giornalisti ma anche giocatori di oggi, di passato. Senti Alessandro, a Genova tira brutta aria, no, per Ezio Rossi? Domenica potrebbe Deglio, ma domenica potrebbe essere l'ultima, e vabbè, a fine trasmissione quando sono i picciotti in studio io salutiamo Ezio Rossi. No, picciotti che mi ricorda quando appunto, quando dicevo domenica potrebbe essere per Deglio Rossi l'ultima spiaggia, no, contro il Toro. Speriamo. Magari l'ultima spiaggia no, anche perché oggi ci sono state le parole del presidente Edoardo Garrone che ha confermato l'idea di andare avanti qualunque sarà il risultato di domenica con mister Deglio Rossi. Detto questo, però, sarà una partita
importante, un crocevia importante per il futuro della Sampdoria, che ha iniziato la stagione in maniera estremamente negativa. 3 sconfitte in casa, 2 pareggi fuori e la sconfitta di sabato sera a Neaf con il Milan. Di sicuro un avvio negativo come nessuno si sarebbe aspettato dalle parti di Bogliasco. Una Sampdoria che fatica a costruire occasioni da rete, che viene puntualmente punita al primo svarione difensivo commesso in ogni gara e che quando prova a reagire fatica a impensierire le difese avversarie. Per contro verrà un Torino a Genova che a mio avviso si esprime molto meglio fuori casa che in casa, soprattutto con le giocate in contropiede di Cerci e Immobile. Poi il nostro concittadino nonché ex mister Giampiero Ventura già ormai da 2 stagioni abbondanti fa giocare bene la formazione granata, quindi sicuramente un avversario estremamente difficile per la Samp. Natalino Fossati, che voi conoscete bene. Natalino, niente, da ex io spero in un risultato doppio ex, di parità, è ovvio, però la domanda è un'altra, quello che voglio chiedere. Sansone come va? Allora, Sansone diciamo che è un giocatore che forse ancora non è riuscito ad esprimere al massimo tutto il suo potenziale, è uno dei giocatori più talentuosi che ha la Sampdoria in rosa. Per quanto riguarda l'attacco, molto probabilmente potrebbe essere in campo anche con il Torino, perché Eder difficilmente riuscirà a recuperare per la sfida di domenica, anche se il mister sta pensando a una variante, inserire un giocatore di peso che può essere Pozzi o il giovane Petagna arrivato in prestito dal Milan, per dare un punto di riferimento alla squadra e consentire a Gabbiadini di girare intorno alla prima punta, anche se Gabbiadini si considera prima punta ma spesso si allontana dall'area di rigore per cercare spazi e andare al tiro anche da fuori area. Però la Sampdoria sta pagando forse il fatto di giocare con 2 giocatori che giocano molto larghi senza un punto di riferimento per i centrocampisti. Tra le assenze della Samp da segnalare anche i 2 squalificati Costa e Crespic, entrambi diffidati e ammoniti nella sfida con il Milan, quindi diciamo ad una situazione già critica di per sé, anche una situazione di emergenza in termini giocatori. Daniele Bumma. Sì, appunto, anch'io avevo letto oggi delle squalifiche di Costa e Krstičić. Volevo chiedere, la Sampdoria quest'anno si è indebolita quest'estate perché ha ceduto giocatori importanti, Romero in porta, gioca con Da Costa, Icardi all'Inter, non ha insomma sostituito, tranne che con Gabbiadini, col giovane Petagna, Salamon, giocatori alcuni sono troppo giovani, comunque sono delle scommesse per la Serie A. Beh, allora, innanzitutto c'è da dire che su Gabbiadini è stato fatto l'investimento più importante da parte della squadra e nelle idee del tecnico e della società è l'uomo che doveva andare a sostituire partenza in attacco di Icardi e Maxi Lopez, che l'anno scorso abbiamo visto solo ad inizio stagione e poi abbiamo perso per gran parte del campionato a causa dell'infortunio al ginocchio. Forse l'assenza che ci sta facendo sentire di più in questo inizio di stagione è stata la partenza di Andrea Poli al Milan, che in questo momento il mister sta faticando a trovare il terzo mediano da schierare al fianco di Krstičić e Obiang, e infatti nelle ultime 2 partite con Roma e Milan si è passati dal centrocampo a 5 al centrocampo a 4 con 2 soli mediani che però spesso la fanno quando incontrano squadre che di centrocampisti puri ne hanno 4 o 3. E per quanto riguarda Salamon, che avete citato giustamente, al momento non ha ancora trovato spazio in questo inizio di stagione, molti tifosi anche si chiedono come mai non venga impiegato, un po' perché il mister lo vorrebbe utilizzare a centrocampo, ma lui si sente più difensore centrale, dove al momento Gassaldello e Palombo avevano iniziato nella difesa 3 con Costa, e da quando si è passati alla difesa 4 Mustafi e Gassaldello sono al momento i 2 titolari di questa Sampdoria. Diciamo che giocatori di qualità ci sono, forse manca un giocatore che possa fare da raccordo tra centrocampo e attacco, forse la mancanza maggiore in questo momento. Però la società ha in Delio Rossi grande fiducia e ritiene che sia l'allenatore adatto per lavorare con una squadra giovane, perché è stata questa la tendenza di quest'estate. Il progetto. Volevo chiedere ancora un'ultima cosa, volevo chiedere, ma Paolo Castellini, l'altro ex del Toro?
Paolo Castellini è un giocatore che in questi anni, anche nell'anno della Serie B, ha trovato spazio a correnti alternate. Il giocatore più esperto della rosa più cerchiata, è un classe 79, un professionista serissimo che quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. In questo caso si giocherà un posto, a mio avviso, con Vasco Regini per quanto riguarda l'auto di sinistra, perché con l'assenza di Costa credo che il mister inserirà nuovamente Gastaldelli proprio con Mustafi al centro. De Silvestri dovrebbe essere sicuramente il terzino di destra, e a sinistra una chance l'ha anche l'ex Granata Paolo Castellini. Allora Alessandro, dobbiamo andare in chiusura perché abbiamo la pubblicità che incombe, poi c'è l'ultimo blocco per il pronosticone. Fatti pubblicità che ne arrivo. Cosa dicono del Toro? Che Toro aspettano a Genova prima di salutarci? Ebbè, un Toro che conosciamo, un Toro brillante, un Toro molto abile nelle ripartenze, che verrà a Genova a giocarsi la sua partita, perché conosciamo mister Ventura, non verrà sicuramente a difendersi. Un Toro che attacca a pieno organico, un Toro che sicuramente viene affrontato con grande rispetto, non dico un pizzico di paura, perché la classifica detterebbe anche quello, però è una partita troppo importante per la Sampdoria, che deve cercare un risultato positivo per provare quantomeno a dare una svolta al proprio campionato. Bene, grazie al collega Alessandro Pintimelli, San TV, grazie Alessandro del collegamento anche quest'anno. Grazie a voi, buona serata. E buon lavoro. C'è la pubblicità, torniamo tra poco, dobbiamo recuperare qualche secondo per il pronostico finale, per gli ultimi appuntamenti, gli ultimi minuti insieme.
L'ultima parte di Orgoglio Granata, ancora bentornati. I nostri DJ hanno ancora qualche messaggio da leggere, oltre all'appuntamento da ricordare. Sì, la partita che abbiamo visto è stata Cairese contro Rubentus. Vabbè. Ma dove è finito il cuore toro? I nostri giocatori e l'allenatore sanno cos'è il cuore toro? Questa squadra non è il nostro toro, purtroppo. Un saluto a Renzo, Luca, Toro Club, identità Granata. Ciao Luca. C'è Luca. Tra l'altro l'aggiornamento dal Franchi, la Fiorentina vince 2-1. Bene, ecco. Il Parma rimane sotto in classifica rispetto al Toro. Dovete ricordare io volevo ricordare ancora il 5 ottobre al Palazzetto dello Sport di Cournè in via K2. Alto Canavese Volley, Carmine Lombardo, saluto veramente, ci sarà Radio Trendy Nation, seguiteci www.trendynation.com. Bene, allora siamo nel giro finale. Fabrizio, vogliamo ancora ricordare una volta, cominciamo da te, quello che è questo lavoro dell'album, quindi da sabato, cioè da due giorni fa, quindi già in distribuzione in tutte le edicole del Piemonte, esatto. Torino, provincia e tutto Piemonte, in abbinata alla stampa, giusto? In abbinata alla stampa, l'album. Mentre le figurine si possono acquistare liberamente, non cambiamo, anche se siamo genovesi, anche se c'è l'aumento IVA, eccetera, eccetera, non cambiamo prezzo d'anni. L'avete fatto prima, meno male. 60 centesimi, 5 figurine in una bustina e sì. Siamo a posto. Aspetta, ma ricordiamo anche questo che Giovanni se lo inquadra. Sì, questo è un bel giochino. C'è questa applicazione Layar, si scrive così, Layar, si può scaricare gratuitamente sia per tablet sia per quelli che si chiamano smartphone, quei telefonini un po' più grossi. Scaricando questa applicazione e inquadrando finora, ripeto, la copertina. Inquadrando la copertina parte il filmato di Bologna-Torino 1-2, ma sarà una sorpresa continua perché durante l'anno andremo via via ad animare le figurine dei singoli calciatori. Segna Immobile, facciamo vedere il filmato del suo gol, segna Cerci, idem come sopra, fa una paratona a Padelli, stesso discorso, addirittura andremo a mettere anche dei filmati, perché no, noi abbiamo in questo album, abbiamo a proposito di Sauro Tomà, abbiamo una figurina del 1950 di Sauro Tomà, così come tutti i campioni del Grande Torino, è una curiosità questa figurina perché è listata a lutto come quella dei campioni del Grande Torino, nonostante Tomà, lo sappiamo, sia stato uno scampato. Altra cosa importante per quanto riguarda l'album, abbiamo parlato tanto di Cuore Toro, noi quest'anno abbiamo voluto inserire, volutamente lasciandone fuori qualcuna che poi metteremo l'anno prossimo nel capitolo Fedelissimi e Bomber, le bandiere sono 57 figurine, abbiamo visto prima Natalino Fossati, ma ovviamente ci sono tutti o quasi, si citava prima Angelo Cereser, che Dio si voglia, tutti, Ferrini, Pucci, allora, Ferrini. Mi raccomando con 56. L'album, diamoci da fare che insomma è un... È un bel regalo ai tifosi di Granata con le figurine di tutti i tempi. E tra l'altro, oltre a questo progetto, voglio ricordarvi quello che stiamo portando avanti noi, se la regia riesce ancora a mandarlo in onda, iniziativa dedicata ai bambini, Fair Play, il Cuore Granata, potete inviare i vostri disegni, i vostri lavori all'indirizzo che ora la regia vi manderà in onda, eccolo qui, e i bambini delle scuole materne ed elementari del Piemonte, ma anche fuori, naturalmente coloro che ci seguono in streaming su internet, possono inviare un'email a insiemepervincere13@libero.it entro il 31 di ottobre. I lavori saranno pubblicati su Facebook, sulla pagina Orgoglio Granata, oppure anche qui sulla nostra trasmissione. Lorenzo, la cena del Sauro Tomà? Il 16 di ottobre alle 20, tutti quanti chi vuole naturalmente venire, in via Giacchino 53, Torino naturalmente. Presso il ristorante Porco Rosso, appunto in via Giacchino 53, 16 ottobre, ospiti Loria e Tony Vigatto. Naturalmente ricordiamo che c'è il numero telefonico per prenotarsi, 380 45 56 212, vi risponderà appunto il presidente del Sauro Tomà, che anche grazie. Questa sera ci ha fatto omaggio. Pronostico di Sam Torino. Secco, 2-0 per il Torino. 2-0 per il Torino. Natalino cosa dice? Te l'ho detto io. Pareggio. Perché è un pareggio. Certo, mi piacerebbe che il Torino vincesse, ma è una partita delicata questa. Guarda che è una partita da 1x2, non è che può succedere di tutto. Dobbiamo vincere, basta. Lo so, dobbiamo. Sì, sì. Dopo allora, la figura col derby, dai.
ci mettano un po' di grinta. Ma sicuramente la metterà la grinta, sarà una partita molto diversa da quello che può essere il si derby. Si sono riposati nel frattempo. Il derby poi è un particolare anche importante, che chi lo sente di più gioca di meno. Allora, pronostico, Natalino. Aveva ragione Groppi. A Groppi ha sempre detto quello. Chi sente il derby, mentre invece se tu sei uno tranquillo, che te lo vai a giocare in un certo tipo, al di là che possono essere più bravi, perché gli scudetti la Juve li vinceva anche prima, non è che non li vinceva, o in una maniera o in un'altra li vinceva. Va bene, però il derby sicuramente noi non abbiamo mai avuto nessuna sudditanza. Allora, Natalino, pronostico 1-1. 1-1, Daniele. Guarda, l'anno scorso è finita 1-1, giustamente Natalino ha detto questo, segnò Bianchi per il Toro e pareggio Pozzi. L'anno precedente, risale l'ultima vittoria del Toro, l'anno precedente, 2-1, gol di Costa per la Sampdoria, pareggio Suciu, se ti ricordi, a fine primo tempo, e segnò Rolando Bianchi per il Toro. Io dico che il Toro può vincere 1-0, è una partita importante per verificare la maturità della squadra dopo la sconfitta nel derby, dopo la non vittoria con il Verona, anche perché la Sampdoria è malmessa, come diciamo prima, 2 punti in classifica. Sì, lo diceva prima il collega di Genova. Non ha ancora vinto. Io volevo ricordare di collegarvi a tuttotoro.com, dove potete vedere tutte le foto del derby, c'è anche il gol regolare di Tevez, potete vedere il video della partita e domani ci sarà il punto sul Toro in attesa della partita con la Sampdoria, ricordando anche vari articoli sui due ex, ne parlavamo certo. Prima, Castellini e Sansone. Allora, vinciamo noi? 1-0. 1-0. Sì. Oscar? Ma io dico 0-0 per noi. Penso che finirà 0-0. 0-0, Renzo? Io voglio dire due cose. Sì. Il Mondone che è il 17 di ottobre, il 13. Il 13 è Luca, che sarà mio ospite, che mi ha mandato i saluti poco fa. Il pronostico è se il Toro è quello fino a, contro il Milan, possiamo vincere. Se è quello contro la Juve, la vedo dura. Va bene. Oscar, ricordiamo che una volta appuntamento di Hiroshima. Sì, per il statuto. Il venerdì 25 ottobre riusciamo a morire. Bene, allora siamo ai saluti finali, io invece vi ricordo quello del 16 ottobre alle 21.45 al Museo del Grande Torino per la presentazione del nostro CD, nostro perché tutti i cantanti gratuitamente hanno dato la loro adesione, ecco il volantino della regia, siamo ai saluti finali, ragazzi è finita a Firenze. È finita a 2 a 1. Firenze è finita, non adesso, al microfono. 2 pari adesso. 2 a 2, 2 a 2 a Firenze. Bene. Messaggi finito tutto. Messaggi finito. Vogliamo ricordare il vostro sito. Ricordiamo il nostro sito www.trendination.com per le vostre feste, mondo canzone @libero.it. Bene, sono stati con noi a presentare questa sera l'album delle figurine del Toro, Fabrizio Calzia, grazie Fabrizio. Calzia. Calzia. Galata anziché Galata. Bravo, vabbè, c'è Galata Sarai. Mi correggi sempre tu, ma poi cosa gioco? Perché? Vedremo nei prossimi giorni. Grazie come sempre agli amici del club, il Toro Club Sauro Tomà, Lorenzo Pistamiglio, agli grazie amici a te, del club. Grazie a tutti. Grazie anche per questo lunedì a Natalino Fossati. Un po' amaro, quando si perde il derby, guarda che lo perdi anche tu, direttamente lo perdi anche tu, o no? Sì. Il direttore è tuttotoro.com, Daniele Bumma, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Noi il nostro impegno l'abbiamo messo, insomma, noi il nostro l'abbiamo fatto, la squadra è mancata. Grazie come sempre alla sua partecipazione, ma alla loro musica di statuto, grazie al grande tifoso della maratona Oscar, grazie Oscar. Grazie a voi, grazie a te. Buon viaggio agli amici che tornano in Sicilia, i picciotti abbiamo avuto finalmente qui, grazie a voi. Grazie a voi. E grazie ai nostri due DJ, bravi. Ciao, 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 ciao a tutti. Noi vi lasciamo con un video che è la presentazione del CD che abbiamo realizzato proprio da questo studio e il lunedì prossimo avremo in diretta i ragazzi della Primavera con Moreno Longo qui e naturalmente i club e tanti ospiti. Grazie ancora una volta per averci seguito, numerosi come sempre. Andiamo a Genova per vincere. Forza vecchio cuore Granata, ragazzi. Forza tutti insieme. Ci rivediamo lunedì prossimo. Buonanotte a tutti. Grazie.
Un caro saluto a tutti, voglio presentarvi la mia ultima iniziativa discografica che nasce dal mio cuore Granata con una missione di solidarietà. È stato realizzato un CD grazie alla collaborazione di tanti amici cantanti, dedicato alla squadra del Toro e per questo intitolato appunto Forza Vecchio Cuore Granata. Oscar Gli Statuto, Valerio Liboni, Massimo Zaccheddu, Il Senso Unico, Rimozione Coatta, Ermanno e Andi, Gianluca Domenici sono gli autori che hanno offerto tutti i loro brani e i loro inni che da sempre fanno sognare i tifosi del Toro. Ed ecco ora la motivazione più importante per la quale mi rivolgo con questo video a tutti voi. Questa è anche un'iniziativa di solidarietà, poiché acquistando questo CD aiuterete tanti bambini che soffrono. Io sono legato da tempo a Forma Onlus, che è la fondazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, il polo pediatrico di rilievo nazionale ad alta specializzazione, centro di riferimento per tanti bambini colpiti da differenti gravi patologie provenienti anche da altre regioni e paesi stranieri. La fondazione è nata nel 2005 dalla volontà di un gruppo di famiglie di aiutare l'ospedale, coinvolgendo gli amici e poi gli amici degli amici per renderlo più a misura di bambino. È una fondazione di partecipazione costituita con fondi privati e tutti i risultati raggiunti e i nuovi traguardi fissati sono frutto di tanti piccoli gesti di solidarietà. Ed è per questo che parte del ricavato del CD Forza Vecchio Cuore e Granata sarà a sostegno di Forma. Per informazioni sull'acquisto del CD potete telefonare al 370 1128 366 oppure sul sito www.stefanovenneritorinofc.it. Per un versamento a favore di Forma potete consultare il conto corrente bancario in sovraimpressione. Un grazie di cuore per il vostro sostegno dal vostro amico speaker. In collaborazione con Cavit, Punto Gomme Torino, King Center, Go Kart e Bowling, il centro del divertimento, Fratelli De Giovanni, official partner del Torino FC.